Un altro caso simile, anche se questa paziente non ha effettuato in precedenza un trattamento ortodontico, non va più ecco, questo è presenta un click monolaterale, non ha dolenzie, non ha sofferenze, il click monolaterale è a destra da circa 90 giorni. E vedete come si presenta con una seconda classe, ma quello che è importante è l'incisivo centrale di sinistra, che è la prima causa che ha portato ad un arretramento della mandibola che si è depiazzato poi con il contatto tra il cingolo del canino superiore destro con quello inferiore. Questi sono i punti di riferimento. Si ripresenta la solita inclinazione del lato di destra, come potete vedere queste sono le occlusali in cui vedete la prima classe a destra, contatto dell'incisivo superiore di sinistra e seconda classe a destra. Quando apre la bocca si ricentra, la paziente si ricentra e quindi abbiamo una linea mediana centrata, due prime classi sia a destra che a sinistra e un contatto anomalo dell'incisivo. A questo punto vediamo l'occlusione iniziale e vediamo che abbastanza equilibrata posizione dei temporali e dei masseteri, c'è solamente questa torsione verso destra determinata proprio dal contatto dell'incisivo. L'impatto è minimo, il paziente non ha fenomeni di stress, non ha di questo tipo e abbiamo applicato una placca superiore, sembra un allineatore, sembra una mascherina, in realtà è una mascherina in cui noi abbiamo applicato alcuni presidi nostri, c'è un rialzo sulla sinistra e un rialzo riposizionante che ci impedisce di scivolare sulla destra una mascherina e invece posteriormente a destra c'è un rialzo che serve semplicemente per evitare di fare basculare la mandibola attraverso quindi un controllo praticamente del muscolo massetere di destra. All'interno della mascherina abbiamo ampliato la forma dell'incisivo centrale e dell'incisivo laterale per permettere di poter renderla attiva questa mascherina attraverso lo spostamento del centrale e del laterale. Abbiamo effettuato le zone di pressione con un coltellino termico usato normalmente dagli odontotecnici per la ceratura. E noi applichiamo una pressione su questa zona della mascherina che si ripercuote poi sull'incisivo spostandolo in avanti. E infatti l'occlusione con splint è ricentrata, normalmente il baricentro come al solito in un apparecchio di riposizionamento è sempre più posteriorizzato. Un buon impact e tutto è nella norma, una bella figura del grafico. Dopo 45 giorni noi andiamo a vedere la paziente che presenta solo qualche click saltuario, ma se vediamo la sua posizione di apertura, vedete al primo contatto è nettamente migliorata perché la mandibola è più libera di scivolare in avanti. La situazione del nostro
Il Titan ci evidenzia come dopo 45 giorni c'è naturalmente un'azione di temporali che è maggiore per tensione ed una trazione, quindi un vettore di trazione verticale, quindi baricentro anteriore, e c'è una torsione minima che si sta riducendo. Ma l'evidenza è dopo 90 giorni, quando si sposta ancora di più l'incisivo in avanti, e vedete che questa non è più una posizione di primo contatto, ma è una posizione di chiusura. La posizione di chiusura, la mandibola si sta ruotando, sta arrivando ad un buon controllo nel settore di sinistra, mentre a destra si è aperto il morso del sia in parte dal rialzo posteriore, in parte da questo scivolamento in avanti. Non fa più clic, ma in questo momento la paziente deve decidere. Queste sono il rapporto di classe canina, vedete come è scivolato in avanti, e questa è l'occlusione a 90 giorni. Vedete, il baricentro si è ritornato ad essere, nonostante anteriore, ma ridotta l'azione dei temporali. Cioè, la torsione è a sinistra perché è condizionata dal mio rialzo occlusale di sinistra, e c'è siamo pronti a effettuare adesso eventualmente un trattamento ortodontico. Queste sono le due situazioni iniziali e dopo 90 giorni.